1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isola Delta! Un match a dimensione umana è quello che si è giocato stamani a Marina di Campo per la presentazione del nuovo tabellone nazionale del Monopoli. La prima tappa toscana del Monopoli on Tour, il viaggio da Messina a Torino organizzato dalla Hasbro per celebrare la prima versione tricolore del gioco da tavolo più famoso di tutti i tempi, ha visto sfilare decine e decine di studenti di tutte le scuole albane. I ragazzi, provenienti da tutte le scuole elementari e medie degli 8 comuni albani, hanno giocato su uno speciale tabellone formato maxi posizionato di fronte all'ingresso del comune, 144 metri quadrati di caselle, tre imprevisti e probabilità, tra le quali spicca quella targata Isola Delma. Un tabellone che per l'occasione è stato rivisto e arricchito in stile locale. I rappresentanti del rione Macchioni, freschi vincitori della seconda edizione del Palio Umoristico dei Somari, hanno organizzato e allestito le miniature degli alberghi per il gioco e sfilato in costumi medievali. A far bella mostra di sé una straordinaria prigione in versione campese, riproduzione in cartapesta della Torre di San Giovanni, simbolo del comune. È stata messa come simbolo della casella della prigione e infatti è stata, sappiamo, nei secoli scorsi è stata appunto prigione di alcuni sventurati, quindi mi sembra giusto averla portata grazie ad alcuni artisti nostri locali, Franco, a Carlo Dotto, che sono riusciti a creare questo meraviglioso modello di Torre di San Giovanni. Per la cronaca, la partita Monopoli Albana è stata vinta proprio dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Marina di Campo. La soddisfazione soprattutto è stata quella di chi ha avuto l'idea di partecipare alla petizione su internet che ha portato l'Isola d'Elba ad essere fra le località più votate d'Italia per entrare a far parte del tabellone del gioco più famoso del mondo. Grande soddisfazione perché abbiamo coronato, diciamo, quello che era tra virgolette il nostro sogno. Poi vedere, insomma, tutti i ragazzi dell'Elba insieme è sicuramente la cosa più gratificante. La speranza è che questo qui serva così da stimolo, da impulso per, come dire, renderci uniti in tutte le nostre battaglie. Viva!